tutela dei minori stranieri non accompagnati, sostegno alla bigenitorialità, contrasto del bullismo e lotta alle ludopatie sono alcune delle priorità di azione espresse dalla Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, Rita Turino, che ha presentato una relazione all'Aula di Palazzo Lascaris sulle attività svolte nei suoi primi mesi di insediamento e sui progetti e le iniziative che intende intraprendere in futuro. A pochi mesi dalla nomina, alcune attività già fatte, molte sfide ancora da attuare. In particolare siamo chiamati proprio in questi giorni ad applicare una parte della legge 47 sull'accoglienza e l'integrazione dei minori stranieri non accompagnati, per il quale al mio ufficio è assegnato un'attività specifica che è quella di individuare, formare e segnalare al Tribunale dei minori i nominativi di tutori volontari disponibili appunto ad essere nominati da parte del giudice tutelare. È un'attività che richiede una grande disponibilità da parte della società civile e quindi questa occasione che mi viene fornita per me deve funzionare, vuole essere anche un appello a tutti coloro che sono di buona volontà e hanno voglia di accostarsi a questa nuova esperienza.